Salve a tutti. Tra i problemi frequenti in urologia sicuramente le infezioni delle vie urinarie e le infezioni delle vie seminali nell'uomo. I germi più frequentemente chiamati in causa sono germi di origine intestinale, l'Escherichia coli, l'enterococchi, ma negli ultimi tempi in maniera sempre più frequente troviamo nelle urinoculture o spermioculture la presenza di Klebsiella. Germe a cui nome non siamo ancora molto abituati, è un germe che solitamente trovava la sua localizzazione negli ambienti ospedalieri, ma sempre più frequente anche a livello polmonare, tant'è vero che una delle sue manifestazioni sono le polmoniti, ma anche a livello urinario, dando quelli che poi sono i classici sintomi di un'infezione delle vie urinarie, l'urgenza menzionale, la necessità quindi di urinare più volte, i bruciori urinari, talvolta spesso accompagnata da febbre. La localizzazione e la provenienza spesso può essere anche intestinale, perché il dubbio del paziente è dove l'ho preso. Non ho frequentato ospedali, non ho frequentato persone con polmoniti, talvolta anche l'intestino può ospitare questo germe che poi a sua volta può colonizzare attraverso l'intestino le vie urinarie e le vie seminali. Ne esistono essenzialmente tre tipi, la pneumonia, l'oxytoca e la granulomatis. Non sono un infettivologo, quindi non ho l'esperienza e la cultura per parlarvi nel dettaglio di queste famiglie della Klebsiella. La diagnosi chiaramente è immediata facendo fare al paziente l'urinocoltura e la spermiocoltura, e raccomando sempre nella spermiocoltura ai miei pazienti di eseguirla per i germi comuni, la clamidia, la candida, l'HPV. Una volta che facciamo l'esame andiamo a cercare eventuali altre infezioni latenti. La terapia della Klebsiella, appunto il germe, è dominabile perché molte persone vanno in allarme leggendo notizie ansiogene sul web, ci sono polmoniti importanti, ma un'infezione delle vie urinarie o delle vie seminali può essere gestita con vari antibiotici. Negli ultimi tempi le cefalosporine di terza generazione trovano il loro impiego spesso con successo e soddisfazione. Con questo è tutto, vi auguro una buona giornata e ci vediamo al prossimo video.